Cari amici di WeTrading, bentornati. Oggi guardiamo un po' la settimana, come ho fatto trading, dove ho avuto la possibilità di trovare dei guadagni, dove magari sono anche rimasto un po' incastrato, e vediamo come comportarci anche per la prossima, per imparare a diventare dei trader o degli investitori, gestire il proprio capitale, anche se piccolo, ma con un po' di intelligenza, anche perché far rimanere i soldi fermi significa farseli rosicare, rovinare, soprattutto dall'inflazione. Quindi dobbiamo sempre cercare di fare del meglio e appunto ci sono tanti strumenti in base alle proprie esigenze. Io vi faccio vedere alcuni che utilizzo. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordo che il video è solo finalità didattica. Qualsiasi esempio o valutazione non deve essere intesa come consulenza o come invito ad acquistare o vendere strumenti finanziari, ma ha solo scopo didattico. Quindi, chi vuole poi approfondire il tutto può sempre contattarmi per poter capire, ecco, come attivare il proprio percorso di formazione. Il sito wetrading.eu è a vostra disposizione con il percorso Trading Masterclass o con le lezioni private one to one. Allora, andiamo a guardare alcune cose. Quindi, innanzitutto, partiamo dal trade di successo, dall'ultimo trade che ho messo in campo, e vi faccio vedere. Adesso ecco, giro qua lo schermo, vi faccio vedere. Questo è il titolo, appunto, Alibaba, ok? Alibaba, titolo che è ormai in mano appunto al governo cinese, che se ne è appropriato, ma che il mercato ritiene ancora un titolo molto interessante. Tra l'altro ha recentemente messo un bond convertibile che ha avuto un enorme successo con sottoscrizioni per richieste di sottoscrizione per ben 6 volte la quantità emessa. Come notate, questo titolo proviene da una fase di forte ribasso. Dal 2022 è passato un 2023 anche questo abbastanza bruttino, ma adesso inizia ad essere abbastanza interessante. Ho fatto un long intraday acquistandolo a 80 per venderlo a 81, è stata una scalpata, ma sono in procinto anche di continuare a valutarlo per i prossimi trade. Perché? Perché questo strumento ha visto un'importante impennata da metà di aprile, con anche un incremento di volumi. Quindi ciò che possiamo capire è che il mercato ha favorito degli acquisti fino ad ora, e ha attirato un numero di investitori e di capitali superiori alla media precedente. Dunque, nonostante questa fase di rialzo, addirittura abbiamo visto un'altra bella candela rialzista proprio venerdì, cioè ieri, con dei volumi in crescendo. Dunque vuol dire che il mercato è ancora interessato a questi prezzi. Questo non vuol dire che salirà immediatamente, potrebbe ancora cercare un ritracciamento, ma che appunto potremmo attenzionare questo strumento per magari anche o dei trade mirati oppure delle logiche un po' più, appunto, diciamo di investimento. È molto interessante notare come il rifiuto qui sotto ha creato un fake breakout che è stato ampiamente subito e anche in modo veloce ricoperto, riportandosi con sé anche il famoso incrocio delle medie che io utilizzo, se sono le medie del MACD 26 e 12 periodi, che ci ha permesso quindi questa spinta abbastanza forte. Adesso siamo in una fase di recupero e vediamo come reagirà qui vicino alla media 26. C'è anche una zona che mi piace tantissimo, che è un po' più in basso, verso i 75, qui sotto. Non so se il mercato ci darà l'occasione di vedere i prezzi qui sotto, sarò
ancora curiosissimo di analizzarli poi in caso di ribasso per vedere se i volumi persistono ancora, persisteranno ancora qui nella parte più bassa. Intanto sono anche, oltre che su YouTube, collegato anche su Instagram, vedo alcuni che si sono connessi. Gian Piero, Alba, ciao Alessandra. E quindi ben arrivati, mettete un like se vi piace il video, condividetelo. Allora, questo era uno dei primi. L'altro titolo che ho tradato con successo durante gli ultimi giorni, che vi ho già fatto vedere in qualche shorts o reel, è il titolo Coinbase. Il titolo Coinbase ha attualmente una fase di potenzialità dovuta all'approvazione degli ETF sull'Ethereum, che l'ha riportata, diciamo, in una zona di estremo interesse. E anche qui notiamo un rimbalzo nelle ultime giornate, con però, a differenza delle altre volte, un timido movimento a livello volumetrico. Da un lato l'attenzione verso le cripto apre le porte probabilmente anche a questo titolo, a Coinbase, di poter essere, diciamo, considerato un titolo di prim'ordine, un titolo che potrebbe essere anche un protagonista nell'apertura anche a nuovi ETF. Dall'altro lato, però, il mercato è un po' preoccupato perché più ETF regolamentati ci sono, e meno sarà la necessità probabilmente di avere exchange tipo Coinbase. Quindi, se da un lato possono aumentare appunto le transazioni nella rete cripto, e quindi Coinbase, che vive di commissioni sulle transazioni, potrebbe appunto riuscire a guadagnare, dall'altro lato appunto c'è una indecisione. Ma guardiamo un attimo il grafico daily. Abbiamo visto una settimana un po' indecisa, con una chiusura però molto importante, perché va a chiudere sui massimi della settimana e spinge, fra poco potrebbe spingere bene anche a un nuovo rialzo. Vedete qui dove c'è questo appunto? Questo era il precedente trade che ho fatto, un trade dove ho rischiato veramente poco e sono riuscito a prendere un ottimo profitto. Ma adesso sarebbe ancora di valutare la ricerca di un altro long, specialmente se da qui fino all'incrocio, secondo me. Oppure aspetteremo un altro ritracciamento, magari vicino alla media, per poterlo ricomprare. Potrebbe essere un titolo interessante. Attenzione, perché questo titolo è anche molto volatile, quindi può farvi rischiare anche abbastanza soldi. Un altro titolo che ho messo in watchlist è Tesla. Il titolo mostra una zona di pausa e dopo però questo forte rialzo, con un accenno leggero ad un piccolo, appunto, diciamo, picco volumetrico. Diciamo che la coincidenza di alcune situazioni in cui magari lo SPY ha corretto, il Nasdaq pure, poi è rimbalzato venerdì, non ha aiutato questo titolo, che tra l'altro è un po' sporco, diciamo sporcato dai continui, appunto, dai continui messaggini che manda Elon Musk sull'account di X. Però, ecco, a mio avviso questo titolo potrebbe iniziare ad essere molto interessante. Fa parte di un ETF che tra l'altro è ICAR, un ETF che, notate, invece riesce a muoversi bene, quindi il settore delle auto elettriche comunque persiste abbastanza bene nella sua forza. Questo è anche vicino a un possibile breakout, quindi chi lo segue sa bene che magari il breakout potrebbe essere un'occasione interessante per vedere allungare i prezzi. Un altro interessante movimento che ho visto, e che non accadeva da diverso tempo, è finalmente il Global Clean Energy, come se appunto finalmente siamo usciti da questa impasse che ci portava dal mese di febbraio, anzi anche da prima, da gennaio, in una
diciamo, specie di lateralizzazione del mercato con anche un fake breakout. C'è stata un'accelerazione abbastanza forte, con un accenno prima di volumi rialzisti e un secondo accenno proprio nelle ultime candele. Chiude ai massimi della settimana al test degli 7,90 e poi l'8,20. Vediamo se il mercato riesce a reagire bene perché potrebbe essere finalmente il caso di vederlo un attimo volare. Ricordo che questo ETF ha perso tantissimo nel tempo, quindi vediamo se effettivamente ha cambiato un po' umore e ci permetterà di gestire molto meglio diciamo, il trend da qui in poi. Andiamoci a guardare anche il Bitcoin che, come sapete, ha prima ha vissuto una fase di rialzo proprio per la news degli ETF, poi una correzione e adesso sta un po' salendo, ma si sta incastrando tra il valore di 71.000, adesso questo lo spostiamo qua, valore di 72 quasi, e poi ci andiamo a prendere anche quest'altro qui, eccolo qua, 66. Io lo metterei anche sulla media 64. Diciamo che il mercato potrebbe adesso cercare di riposare un attimo per poi riprendere. E il tocco verso questi 72, okay, ha riaperto, tra virgolette, le scommesse, chiamiamolo così, per un definitivo breakout della zona. Attualmente in modo molto millimetrico non è riuscito a spostarsi sopra, ma se dovesse riuscire, effettivamente andrebbe a prolungarsi una zona di rialzo, quindi questo ABC potremmo dire che si è concluso, ok? Si è concluso così e è ripartita una nuova onda. Questa potrebbe essere un'onda 1 in corso. L'onda 1 dovrebbe avere 5 5 sottoonde, quindi 1, 2, 3, 4, manca la 5, significa breakout. Ecco, il breakout potrebbe essere appunto un punto interessante. Ciao Enrico, Scattacoltrino si è collegato, buon lavoro anche a te, grazie, anche a Mister Zeo, ben arrivato. Benissimo, se hai tempo Enrico ti aggiungo alla diretta se vuoi. Scrivimi in chat, magari proviamo ad aggiungerti alla diretta di Instagram. Ok, nel frattempo andiamoci a guardare anche il settore del gold. Allora, partiamo con appunto il sottostante, ok? Eccolo qua, XAUSD. XAUSD ci mostra un nuovo massimo e una immediata correzione. Sul settimanale, tra l'altro, sembra un engulfing, o è un engulfing, quasi un engulfing, ok? Diciamo che secondo me potrebbe essere definita quasi un engulfing. Non chiama positività tecnicamente parlando, ma questo movimento adesso potrebbe cercare, diciamo che io se avessi la capacità di manovrare il mercato, gli farei fare questo piccolo disegnino, un piccolo rimbalzo e poi un definitivo breakout. Tra l'altro, se fosse così, potrebbe essere un testa e spalle, ok? Con una neckline e un movimento di ribasso. Quanto profondo? Non lo so, nessuno lo sa in realtà, ma se dovessimo sempre, per ipotesi, ragionare sulle, appunto, spazio-tempo, andiamo a prendere un rettangolino, eccolo qua, sulla, diciamo, ipotesi spazio-tempo, ecco, andrei a ragionare, se proprio fosse così, andrei a ragionare, vabbè, eccolo qua. Allora, vediamo se riesco a spostarlo. Oggi non si vuole fare spostare. Oh.
Ehi signorino, ok, bello della diretta. Oh, perfetto. Ecco, se dovesse spostarsi, è tipo questa potrebbe essere la proiezione, quindi andremo verso i 2150. Un'ipotesi, è un'ipotesi, è solo un'ipotesi, ma che in qualche modo potrebbe essere, diciamo, interessante. Da notare picchi di volumi sui massimi, segno appunto ancora una volta non tanto positivo a livello tecnico. Poi il futuro nessuno lo sa. Ma quali sono i mercati, diciamo, che si muovono all'unisono o quasi all'unisono con il gold? Beh, potenzialmente abbiamo alcuni ETF, come ad esempio il VanEck GDX, che potrebbe quindi cercare una correzione un po' più profonda, oppure direttamente su alcuni titoli come il Newmont, o anche ancora con il GLD, uno degli ETF più grandi al mondo, che ci permette, dov'è finito, eccolo qua, di replicare in modo molto più similare al sottostante appunto l'andamento. Questo qui, ecco, vedete, uguale, identico, ma sotto forma di ETF. Ne ho fatto un approfondimento in un altro video sul canale di YouTube. Va bene, quindi questi, diciamo, sono degli elementi chiave, degli elementi importanti, degli elementi che ritengo possono essere interessanti da sviluppare durante la settimana, perché oltre quindi ad aver vissuto una settimana importante, potrebbero ancora continuare a sviluppare, diciamo, quell'interesse da parte degli investitori a mantenere certi ritmi di movimento. Andiamo a guardare adesso un'altra variabile interessante che in tanti seguono, soprattutto nell'intraday, ovvero il petrolio. Il petrolio ha vissuto questa fase di correzione con un'accelerazione proprio nelle ultime giornate e un rimbalzo nella giornata di venerdì. Un rimbalzo che non è avvenuto con dei volumi importanti, quindi probabilmente il mercato ha iniziato ad assaporare questa zona sotto i 77, riportandosi sopra, ma ritengo che questa volta, in questa settimana, sarà decisivo capire un attimo come si movimenterà il prezzo, perché magari appunto se questo sarà un fake breakout, quindi un finto breakout, dovremmo avere un recupero immediato durante la settimana e magari riuscire a riportarci in zona 80. Se invece non è un fake breakout, allora ritengo che la settimana potrebbe chiudersi sotto gli 80 e poi procedere ad altri ribassi o addirittura vedere subito dei ribassi. Quindi non sarei fiducioso in un buy immediato, ma dobbiamo capire cosa ci vuole dire il mercato. Quindi starei veramente molto attento sul petrolio perché è una variabile del mercato importantissima, ma in questo momento non ritengo che sia, diciamo, in una zona chiara, okay? In una zona molto trasparente su cui, ecco, potremmo riflettere. Va bene, ragazzi, allora abbiamo parlato veramente di alcuni strumenti, ce ne sono tantissimi altri che vengono analizzati naturalmente durante la settimana. Noi solitamente seguiamo una decina di strumenti, oltre poi anche all'intraday. Questo sono bene delle logiche di analisi multiday, giusto farli per questo tipo di video, mentre per chi vuole l'analisi intraday, chi vuole vedere in intraday quali potrebbero essere appunto dei pattern interessanti da tradare, beh, a questo punto vi invito come sempre a contattarmi, entrare in masterclass dove appunto siamo in compagnia dei trader che in questa classe lavorano ogni giorno sull'intraday.
Quindi vi invito appunto eventualmente a contattarmi. Vi ringrazio a tutti per essere stati presenti in questa live e vi invito ai nostri prossimi appuntamenti. Buon weekend a tutti!